Sono tornati in quei luoghi dove i nonni e i bisnonni hanno perso la vita per liberare Cassino, per raccoglierne l'eredità e confrontarsi con i coetanei italiani. Oltre 50 giovani maori sono stati accolti dai ragazzi dell'Istituto Medaglia d'Oro Città di Cassino nell'ambito del progetto Cassino 1944, quando i maori vennero in Italia. Un progetto che ormai portiamo avanti da diverso tempo, da diversi anni. E l'obiettivo è sempre lo stesso, quello di avvicinare i ragazzi alla memoria del nostro territorio e fare in modo che acquisiscano un maggior senso di appartenenza, quindi di amore verso la propria terra. Abbiamo contattato questi ragazzi che hanno i loro nonni seppelliti qui nel sacrario del Commonwealth, e il loro obiettivo è quello di calpestare proprio il suolo dove i loro nonni hanno combattuto. Loro spiegano il significato di questi viaggi, che non chiamano viaggi, chiamano pellegrinaggio. Per loro appunto ha diversi obiettivi questo pellegrinaggio. Il primo è quello ovviamente di ripercorrere la storia dei loro avi e quindi conoscere i luoghi dove i loro ascendenti sono morti, hanno combattuto, ma oltretutto c'è invece anche un'esigenza proprio di scambio culturale. Il 28° battaglione maori neozelandese fu uno dei protagonisti dell'attacco alleato contro la città difesa dalle truppe tedesche. Nel febbraio del 1944 i bisnonni di quei ragazzi diedero prova di grande coraggio, subendo perdite spaventose. Di studenti neozelandesi, studenti di Cassino, come tutti gli studenti delle nazioni che hanno combattuto qui, sono accomunati da questa ricerca sulla memoria, quindi la ricerca delle proprie origini e dei punti di unità, dei punti di congiunzione che ci possono essere oggi, dopo 75 anni dalla fine della guerra. I Maori hanno una cultura molto particolare per quanto riguarda la visita nei cimiteri, è quasi un richiamo che fanno a tutti i soldati che si sono sacrificati qui. Per loro sono molto importanti perché partirono volontari durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi sapere che queste persone volontarie sono venute qui a combattere, sono sacrificate, sono morte per la nostra libertà, per loro è una tradizione importante. Un importante momento di conoscenza reciproca e di scambio culturale. It's really very humbling for us, for both of my schools. Per noi è fondamentale venire qui e condividere con gli studenti la storia di Cassino.